tutto ciò che c'è di bello, di magico nella vita siamo noi. Il nostro essere, il nostro vivere, il nostro esistere. E questo per me è il mio benvenuto per ognuno di voi, amici. Benvenuti in questa porzione di tempo, in questo fine di marzo 2022, sulla nostra emittente radiofonica preferita, a tenerci compagnia, a raccontarci storie, passioni, amori, alchimie, emozioni, tra musica, d'autore e parole, sensazioni, sentimenti, tutto ciò che conta nella vita di ognuno di noi. Benvenuti a tutti, amici. Sono Simone Papini, sono approdato anche in questa settimana sulla nostra emittente radiofonica. Siate i benvenuti per i prossimi minuti a vivere con noi qualcosa di così grande, di così perfetto, chiamato vita, chiamata musica. E allora iniziamo immediatamente la nostra vita, la nostra musica musicale, la nostra vita che canta con noi nei destini della vita che ci appartengono sempre. Iniziamo subito, la prima cosa bella siamo noi. Ho preso la chitarra e suono per te. Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, nel tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore. Cosa bella che ho avuto dalla vita, nel tuo sorriso giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai, ma tu mi capirai.
quanti possono capirci, quanti hanno l'ardore e la possibilità di capire ognuno di noi. Ciao ragazzi, benvenuti in questo fine di marzo 2022, periodo di grossi cambiamenti con questo stato d'emergenza che alla fine ci dirà addio, sembrerebbe proprio di sì. Questi contagi che comunque sembrano ancora non terminare, perché comunque sia sembrerebbe che dovremmo e dobbiamo imparare seriamente a fare i conti quotidianamente con questo Covid-19 e impararlo a trattare come un'influenza, semplicemente unicamente perché ci sono i vaccini. Dal prossimo 1 aprile via lo stato d'emergenza, vedremo come si svolgerà questo smart working, vedremo come saremo messi. Eh sì, perché essere messi bene è quello che tutti ci auguriamo, ma insomma ci sono anche bei messaggi che sono arrivati al 3711 20 21 03 e nel nostro brand. Di persone che dicono tornare alla vita di prima mi spaventa un po', perché la vita di prima forse ce la siamo dimenticata, l'abbiamo lasciata troppo indietro. Speriamo di no, ragazzi, però dai, non andiamo di pessimismo, che già a livello mondiale con questa guerra tra Russia e Ucraina non siamo messi proprio benissimo. Può sfociare la solitudine, proprio quella che spesso e volentieri ci può danneggiare l'esistenza anche a livello psicologico. Per quale motivo? Perché la solitudine ci può andare a far fare delle ricerche varie ed eventuali. Proprio di questo abbiamo parlato anche nel nostro brand e ne stiamo parlando. Persone che si sono innamorate, altre che invece hanno vissuto esperienze molto particolari, semplicemente unicamente perché la solitudine che la farà da padrona a quel punto spesso e volentieri si va alla ricerca nei social media di qualcosa di poco conveniente o sconveniente. Attenzione, non stiamo dicendo che il social media è qualcosa da evitare, non stiamo dicendo che può non essere o possa essere comunque qualcosa di pericoloso, assolutamente no. Però diciamo che spesso e volentieri i nostri desideri, ecco, ci possono mettere un po' all'angolo, e questo è la grande solitudine, soprattutto alla fine, al termine di un rapporto di coppia, perché magari abbiamo un po' lasciato alle spalle i rapporti con gli amici, i rapporti con le persone, spesso e volentieri anche con la famiglia, perché qualcuno si è anche trasferito. Ragazzi, è semplicemente la vita, bisogna riprendere in mano questa vita, riprendiamola. Se anche magari siete stati lasciati o avete lasciato, beh, insomma, se avete lasciato avrete avuto sicuramente i vostri motivi e sicuramente non vi sentirete probabilmente così soli, non lo possiamo sapere. Poi in base ai vostri messaggi ne state veramente vi state confrontando e vi state aprendo veramente il cuore in questo scorcio del mese di marzo che sta terminando, in questi giardini di marzo. Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani
in fondo all'anima c'è l'immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori, e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questa è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline, dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Tutta la vita che aspetti, è tutta la vita che hai qualcosa davanti da ricordare, è tutto ciò che ci può impedire di vivere la nostra esistenza, è tutta quella vita che a volte non ha più senso di vivere se non riusciamo ad avere la nostra consapevolezza, se non riusciamo a comprendere ciò che siamo veramente, se la paura la fa da padrona, se il sentimento della paura stessa ci rende troppo schiavi dei nostri sentimenti, e se quei sentimenti ci lasciano spenti fino a non riconoscerci più nella vita che verrà. Se la solitudine ci fa troppa paura, dovremmo avere il coraggio di non lasciarsi mai andare, perché lasciarci andare soltanto al primo brivido, al primo passo, può soltanto danneggiare la nostra esistenza in un suono chiamato vita. E in quella vita potremmo trovarci sconfitti, delusi, abbandonati non dagli altri, ma da noi stessi. Je souffrais, mais
t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tant de te haïr, mais la colère est partie. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, notre entourage tente de nous raisonner, raisonner, je pense qu'il est temps de se retrouver. E noi lo sappiamo fare? Tutto questo lo sappiamo fare o è soltanto un gioco dell'anima? Ti ho chiesto scusa e tu mi hai chiesto scusa altrettanto, mi hai chiesto scusa io, ti ho perdonato. Non temere, io l'ho già fatto, è il nuovo singolo di Metal Games, Futuring Sia. Adesso fa molto figo questa cosa del futuring, negli anni 90 non si parlava di futuring, quindi comunque sia in generale futuring era tradotto direttamente dall'italiano, cioè non ci ponevamo il problema che la collaborazione musicale potesse essere tranquillamente chiamata, ribattezzata futuring. Metal Games, lui è un rapper che comunque ha a che fare con sonorità dance. Sicuramente se siete ascoltatori di una certa, che non si dica che siamo di una certa, assolutamente no, però se non siamo di quelli che andiamo tutte le settimane in discoteca, non siamo esclusivamente ascoltatori di Tempo Zero l'originale Caciarone con le scenette dance, every dance, quindi con i vari DJ set, sicuramente non ce l'aspettavamo e probabilmente neanche i nostri ragazzi della generazione 2.0. Metal Games, je te perdonné, ti ho perdonato perché mi hai chiesto scusa e lo hai fatto veramente col cuore e allora ti ho perdonato e noi ce la facciamo a perdonarci e a perdonare le persone che ci hanno fatto un torto. Sicuramente se dovessimo parlare con un cristiano protestante, in questo caso no, ma in un protestante, ma in questo caso cattolico, che sta vivendo il periodo della Quaresima, quindi di conversione,
allora ci parlerà sicuramente del perdono, che il perdono poi, tra l'altro, al di là dell'essere più o meno cristiani, il perdono, perdonare qualcuno è dare la pace prima di tutto a noi stessi. Ma ce la facciamo a perdonare chi ci ha lasciati? Prima parlavamo della solitudine, chi ci ha traditi, chi ha tradito la nostra fiducia, soprattutto nel rapporto di coppia. Ma è altrettanto vero che è difficile perdonare qualcuno che ce l'ha fatta grossa, perché nel momento in cui si parla di perdono è molto probabile che qualcuno ha tradito la nostra fiducia, o comunque sia, insomma, siamo arrivati al punto di non poterlo sopportare più. Je te perdonne, io ti ho perdonato. Il pezzo musicale che abbiamo appena ascoltato e che comunque ci ha fatto anche riflettere, perché questo fanno le sonorità che hanno le note in bocca e che hanno l'oro nella bocca stessa. Li vedo già pronti dall'altra parte del video, i miei colleghi dell'emittente radiofonica, ciao ragazzi, che mi stanno chiedendo la linea dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto di Simone Papini in provincia di Terni. Vi do anche alcune dritte, che se vi capita di venire da queste parti, così almeno ci possiamo anche salutare. No, voglio dire, e io vi saluto in un istante soltanto, ci prendiamo la prima pausa. Siamo forse noi spaventati da noi stessi, dalle decisioni che non siamo mai riusciti a prendere, dagli spaventi che ci siamo presi, dal tempo che passa, da qualcosa, da quella foglia caduta, da qualcosa che rinasce, dalla primavera che arriva, che cresce nel sapore dell'indifferenza di chi ci circonda. Ma quella stessa indifferenza, spesso e volentieri, troppo spesso, è soltanto esclusivamente la nostra, mentre il tamburo passa. Spettatori e malinconici di qualcosa di più grande di noi, di questa vita, che spesso e volentieri non ci appartiene, non ci accontenta, fino a comprendere correttamente che il tamburo suona nella vita che passa, e gli spettatori non paganti, ma indissolubili, siamo solo noi, e solo noi dovremmo avere l'onore, il piacere, il dissapore, l'assenza, la coerenza di essere noi stessi, la vita, l'onore, ciò che siamo, riuscire a togliere le maschere una volta e per tutte, riuscendo a capire che la solitudine da generare non esiste se non a nostro piacimento, per sempre. Qui me manque, c'est simple.
qui manque à ma vie, les sentiments que je planque, c'est simplement toi qui manque à ma vie. Chaque nuit, ça me flanque, le sentiment que tu manques à ma vie. Que tu manques à ma vie, à ma vie. Fa molto Prati Sconfinati, fa molta emozione, fa molto brividi. E Prati Sconfinati possibilmente verdi, magari appena arati. Adesso poi è il periodo, ragazzi, che l'erba cresce veramente come non ci fosse un domani, e ne sanno qualcosa sicuramente tutti coloro che hanno un giardino o comunque una casa con un giardino di fronte, altro che la finestra di fronte. Ne sapete sicuramente qualcosa voi. Lei nel frattempo è Natasha St-Pierre del Quebec. Io l'ho scoperta Natasha St-Pierre nelle mie scorribande, nei miei on the road insieme ai miei genitori quando erano veramente giovani. E abbiamo visitato veramente la Francia da capo a piedi, da nord a sud, da est a ovest, veramente questo ombrello chiamato Francia. E sì, perché è molto simile a un ombrello la Francia, effettivamente. Natasha St-Pierre, lei tra l'altro ha iniziato la sua attività artistica nel Quebec, dicevamo, nel lontano 1996 con l'album Emergence, dove abbiamo pescato tra l'altro questo pezzo musicale. E lei si è classificata quarta all'Eurovision Contest nel 2001, e quindi pensate la storia di questa ragazza. Sicuramente non è una Laura Pausini francese, no, sicuramente non lo è, ma possiamo tranquillamente dire che questa ragazza, questa signora qui, questa cantautrice francese, ne sa veramente di ben d'onde. La musica e la sua grande, grande, grande bella voce è proprio come un temporale dopo la tempesta. Sono proprio quelle stesse tempeste che ci sentiamo dentro, spesso e volentieri, che ci tormentano. Perché comunque sono quelle stesse tempeste che ci portiamo dentro ognuno di noi, quelle tempeste delle maschere che spesso e volentieri teniamo, quella perfezione, quella vita che spesso e volentieri, praticamente sempre, cambia in un battito d'ali, quando cambia, signori miei, in tempo zero, in un attimo. Tant'è vero che 11 anni fa effettivamente mi venne in mente, per quanto concerne Tempo Zero il primitivo, quello che conoscete, abbiamo citato poco fa, della musica e della capanna internazionale, mi venne in mente appunto questo nome. Per quale motivo? Perché la vita cambia troppo spesso e volentieri in un attimo, in tempo zero, e arrivano troppo spesso le tempeste, quelle stesse tempeste che spesso e volentieri non sappiamo neanche minimamente gestire, perché non te l'aspetti. Effettivamente c'era una grande santa, ecco, che abbiamo toccato molto spesso in questo appuntamento, anche se volete le varie ed eventuali scenografie religiose, ma semplicemente per ricordarci che ci possono essere delle piccole e grandi risvolte o dei piccoli grandi inquinamenti nella vita, aspettando però attenzione, perché questo accade spesso e volentieri, e ce lo auguriamo, io ve lo auguro a ognuno di voi, che dopo la tempesta arrivi sempre il sole, e che prima della tempesta ci sia sempre qualcuno al nostro fianco a ricordarci che noi esistiamo, che ci siamo, e magari ricordandocelo con un abbraccio, con un bacio, magari il nostro compagno o la nostra compagna che ci abbraccia prima della tempesta. Questo fiume silenzioso che mi porta più lontano non sarà percorso in vano se tu partirai con me. Se la notte si avvicina, io ti voglio avere sveglia, sulla luce che ti abbaglia io ci metterò un foulard.
sarò. Quando vorrai chiamarmi io verrò, e per addormentare te io ti potrò cantare quello che vorrai sentire. Ci sarò prima del temporale, io verrò per ripararti sulla via. Io ti potrò coprire ed aspettare il sole che verrà. Non avremo freddo più. Mentre passano stagioni che trascinano ricordi, non è detto che sia tardi se non guardi che ora è. Tra i percorsi accidentati che ci possono cambiare, c'è una foto da guardare, quelle facce siamo noi. Ci sarò dentro alla nostra stanza, ti dirò tutte le favole che so, ma le farò cambiare inventando un lieto fine. Ci sarò prima del temporale, porterò questo impermeabile che ho, ci nasconderemo ad aspettare il sole che verrà. Non avremo freddo più. Ci sarò aspettare il sole che verrà, non avremo freddo più, non avremo freddo. È tutto ciò che abbiamo, la nostra necessità, la nostra urgenza migliore. È tutto ciò che abbiamo, la nostra vita, è tutto ciò che abbiamo. L'interezza, la consapevolezza di essere uomini e donne migliori, non per gli altri, ma esclusivamente per noi stessi. Tempo Zero Gold, musica, pensieri, parole sulla nostra emittente radiofonica preferita, sempre.
so fill my head. Rainy days, my daily bread. But numbers keep me busy to the end. Now I'm sitting on this chair, ink and paper everywhere. I will find the formula that gives you help. I had to make it on my own. I suddenly land. I never asked you for permission. I taught myself the hardest lesson. I give myself a higher goal. I never want to let go. I never asked you for permission. I taught myself the hardest lesson. Stranger land. I never asked you for permission. I taught myself the hardest lesson. I give myself a higher goal. I never wanted to let go. I never asked you for permission. I taught myself the hardest lesson. Quella primavera che tutti stiamo aspettando e sicuramente è quella tempesta che non vorrebbe nessuno che arrivasse. Il nostro saluto lo facciamo veramente di cuore, perché comunque è la notizia che ha tenuto banco proprio in questi giorni, tanto perché parlavamo appunto del fatto che la vita cambia in un momento e spesso e volentieri se è qualcosa di bello allora non ti poni neanche il problema e dici ah meno male, l'aspettavo e quindi vai avanti senza nessun tipo di problema. Ma in realtà una delle notizie che sta tenendo banco proprio in questi giorni purtroppo è il video messaggio che ha lasciato Federico Fedez in un suo messaggio ai suoi milioni e milioni di fan. Tra l'altro Chiara Ferragni, insomma, lei ha avuto da fare anche insieme a Fedez con la figlia che era stata ricoverata in ospedale, queste vite così patinate, così perfette, e noi dall'altra parte del Vidvol lì a immaginare che loro non abbiano problemi, che siano esenti dai problemi. Chi l'avrebbe mai immaginato effettivamente che Fedez, insomma, potesse vivere a livello personale, a livello di salute e comunque prese in tempo le situazioni anche le più pericolose, sono sicuramente più gestibili, è ciò che ha detto lui tra l'altro, e non glielo auguriamo. Noi siamo dall'altra parte, noi siamo quelli tra virgolette normali, no? Quelli che comunque sia ci svegliamo la mattina, possiamo avere una manciata di amici, di follower nei social, non dobbiamo stare lì effettivamente a essere così tra virgolette patinati, shazammati più che altro, oppure instagrammati. Ecco, noi siamo persone tra virgolette anonime nel nostro anonimato, perché comunque sia siamo importanti, ognuno di noi è importante, per noi stessi prima di tutto e poi per le persone che ci amano, questo sì. Per dire che ecco, il video messaggio che ha lasciato Fedez per i suoi, comunque sia, per i suoi fan, per i suoi milioni di fan, hanno mandato un po' tutti nel panico, perché comunque sia è una persona che la si conosce, e voi direte magari c'ho il vicino di casa, magari c'ho il familiare, magari c'ho il parente che è nelle stesse situazioni, e certo è semplicemente però che siamo al risvolto della medaglia, che quando c'è un tra virgolette famoso allora gli si sta un po' più incollati, vai lì a capire, a leggere, e come ad ogni persona, perché ci mancherebbe altro ragazzi, gli si augura sicuramente il meglio. È proprio vero, la vita cambia in un momento, la vita cambia in tempo zero, e c'era tra l'altro, se non vado errato e non me lo ricordo male, uno dei pensatori di che a livello di filosofia, Lucio Seneca, ecco, il quale aveva comunque dichiarato e pensato di dire di cominciare a vivere subito
quindi immediatamente, e considerare ogni giorno come una vita a sé, cioè una vita parallela, non tanto la vita, la doppia vita. Adesso non andate subito a pensare che no, ma che doppia vita, una vita a sé, una vita a sé stante. Vivi oggi come non ci fosse un domani, ad esempio, e sembra brutta, però in realtà dovremo imparare a cogliere il famoso carpe diem, cogliere l'attimo, e pantarei e singer in the rain, e quindi ovviamente il continuo divenire. Oh, siamo diventati filosofici in questo appuntamento di fine marzo sulla nostra emittente radiofonica. Beh sì, filosofia, insomma, noi siamo qua per pensieri, parole e ovviamente tempo zero gold, la musica, le note hanno sempre l'oro in bocca. Ci scolleghiamo giusto per qualche istante e diamo la linea alla regia nazionale della nostra emittente radiofonica. Io vi suggerisco, se volete, non tanto ora, vanno molto di moda le tisane, però quello sì, il caffè no, perché ci agita, attenzione, il caffè non lo prendi, Simone Papini, più di due, no, perché io sono già un iperattivo di mio, e quindi assolutamente lascerei. Ci fermiamo per l'ultima pausa, per quanto ci riguarda, per questo appuntamento di Tempo Zero Gold, ci sentiamo tra pochissimo. Fermi lì, frizzatevi così, fermi così come siete. Tempo Zero Gold, la vita a loro in bocca. I wanna go to my eyes, to keep your own into the far, say gli occhi per un istante, liberarsi una volta e per sempre, chiudere gli occhi, accarezzare l'emozione, quel desiderio, accarezzarlo veramente, prendere in mano le nostre vite, le nostre esigenze e capire, sognare, partire per quel lungo viaggio chiamato vita, la nostra. Non avere più paura
degli altri e di noi stessi. Non temere più nulla se non la paura di essere felici, che non manca mai. Essere soltanto passione e amore in un battito di vita. Guardami, chi sono io, tu lo sai.
Siamo così imperfetti da non credere neanche di essere così perfetti. Siamo così esseri indissolubili e nella mente riuscire a capire che poi soltanto la vita è qualcosa che possiamo catturare ogni giorno, ogni istante. Tempo zero gold, musica, pensieri, parole d'autore, musica, la musica loro in bocca. Colore della musica è proprio questo il senso che ci fa vivere, gli infiniti colori che viviamo dentro di noi. E se dovessimo chiudere gli occhi, cosa vedremmo?
Beh, molto probabilmente vedremmo i mille colori che ci possiamo immaginare nella tranquillità. E se dovessimo pensare, e l'abbiamo così, l'abbiamo molto accennato, volendo, perché noi non siamo un programma informativo, assolutamente no. Il brand di Tempo Zero è qua per tenervi compagnia. Ma cosa resterà non degli anni Ottanta? Attenzione, ma in realtà come cantava Raff. E Raff, che sì, dall'altra parte del video vedo facce, sì, ok. Perfetto, ma in realtà che cosa resterà di questo stato d'emergenza? Nel frattempo abbiamo imparato a lavorare, se ce lo permette ovviamente il lavoro indivisibile, abbiamo imparato a lavorare da remoto, abbiamo coniato di diritto il termine smart working, perché comunque in natura inglese non esiste, non c'è ragazzi, there isn't. Abbiamo vissuto i nostri ragazzi causa comunque Covid-19 la didattica a distanza. E cosa resterà di questo? Beh, innanzitutto, secondo l'articolo che compare su Stampa, ma in realtà potremmo avvalerci di qualunque tipo di testata giornalistica autorevole, la quale dichiara che appunto tra un passo, veramente il prossimo 31 marzo, lo stato d'emergenza terminerà. Quindi significa che lo smart working non sarà più regolato da accordi collettivi, ma sarà il datore di lavoro comunque regolarizzare ogni singolo lavoratore. Questo per ora è solo nel settore pubblico, dove la modalità prevede e prevista resta quella comunque di lavoro in presenza. In quello privato, invece, il decreto approvato consente al datore di lavoro di derogare ancora fino al 30 giugno agli accordi individuali i soggetti fragili, effetti da particolari patologie già individuate dalla legge 11 del 18 febbraio scorso. Se andiamo ancora a vedere, comunque dall'inizio di aprile e fino a fine dell'anno scolastico, la DAD scomparirà dalle scuole e ogni ordine e grado, perché a casa resterà soltanto chi è positivo al Covid e chi ha sintomi, quindi sicuramente responsabili ad una comunque riconducibile, ecco, avendo in attesa del test del Covid-19 e la temperatura quindi corporea 37,5, attenzione, e quindi poi se si dovesse risultare positivi al Covid-19. Succede quindi che comunque secondo l'ultima intervista, quindi che è stata realizzata nei confronti dei lavoratori, sembrerebbe che se però fosse possibile il lavoratore per un 72,5%, se gli venisse concesso, sarebbe comunque ben disposto a rimanere a lavorare in da remoto, ragazzi, perché comunque chi ha voglia di lavorare comunque produce. Se sei furbo del cartellino, sei furbetto anche comunque sia del divano, tanto per intenderci. E soprattutto le nostre signore, tra virgolette, le massaie del lavoro e che hanno comunque da fare a casa, sono quelle che hanno detto e hanno dichiarato che si sono organizzate molto meglio in questi due anni, perché comunque sia sì, ti devi svegliare sempre presto perché i bambini comunque devono andare a scuola, ora che comunque con questa didattica la mettiamo, non la mettiamo, che facciamo, e va bene. Ma in realtà è molto più semplice, secondo le intervistate, le donne per un 82,5% organizzarsi meglio il lavoro di casa, perché si sa che le donne hanno la famosa doppia personalità, la doppia vita, le donne sanno fare più cose di noi, perché le donne riescono tranquillamente a gestire i mestieri di casa, tirare avanti la famiglia e magari anche fare carriera nel luogo di lavoro o comunque andare a lavorare. In media l'uomo è molto pantofolaio, e sì, perché arriva a casa, generalmente l'uomo è assolutamente lo stereotipo dell'uomo è quello che arriva a casa e che comunque pantofolaio, partita di pallone, Champions League, Europa League, piuttosto che campionato, Serie A, Serie B, Serie C, e le donne sostengono, sempre comunque per lo stereotipo e per un'alta percentuale, che basta che gira una palla, come dicono a Roma, basta che si muove una palla, un pallone, e l'uomo in media è fermo sul divano, e la donna gestisce bambini, la carriera, quindi il lavoro di casa, e il lavoro, quello dell'ufficio. E sì, e magari sono le stesse donne che, non è vero che donna al volante è pericolo costante, anzi,
Secondo l'ultima ricerca di Associazione Consumatori, pensate che le donne sono molto attente e l'uomo no, ad esempio, a comunque la manutenzione della macchina. C'è sempre la donna che cosa fa? La donna che è quella che comunque sia, dice, oh, non ci capisco nulla, però almeno vado dal meccanico. L'uomo è quello che sì, lo faccio io. Vi ci ritrovate, amici maschietti, in questa cosa? Lo faccio io e poi lo fai col piffero? Eventualmente, questo è quello che succede. E poi però in generale è lo stereotipo, e poi c'è sempre l'eccezione che conferma la regola. Ma ciò che conta nella vita sicuramente è imparare a marciare lentamente, cercando di prendere le decisioni nel migliore dei modi, magari guidando piano. Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero, non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta, si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole. E mi accorgo che ne ho bisogno come un fiore, e ho bisogno di stancarmi e di camminare, di sentire l'acqua, il vento e di respirare. Peccato che qui vicino non c'è il mare. Piano, che mistero dopo il ponte, cambia il mondo, viene voglia di cantare questa sera, te lo voglio raccontare, son sereno, come se fosse Natale, io tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare. Giro armonico del Sol diminuita, me lo ricordo perfettamente perché questo pezzo musicale me lo portai con il mio professore di quando ero ragazzino, che avevo pensato di suonare la chitarra e di mettermi pure a studiare le note. Mi ricordo nulla, secondo voi? Ma de che, come dicono a Roma, non mi ricordo niente.
è perché se non eserciti e poi capisci che comunque la tua grande esperienza è rimanere qua in diretta sulla nostra emittente radiofonica, allora dici va bene, lasciamo suonare quelli che ci credono veramente e che ci riescono sicuramente meglio di Simone Papini. Ecco, guido piano, sì, guidate piano, mi raccomando, e se lo stereotipo vale, ricordatevi, cari maschetti, di controllarla, questa macchina della moglie che magari ve l'ha chiesto proprio stamattina e voi lì a dire sì, lo faccio dopo. Cerchiamo di rimandare, e c'era un vecchio detto che diceva: non rimandare oggi quello che puoi fare, non rimandare oggi a domani quello che puoi fare oggi. Ecco, cerchiamo di non rimandare, e io invece vi rimando, ma non come quando si andava a scuola, assolutamente no, vi rimando tra 7 giorni, eh sì, perché Tempo Zero Gold vi aspetta qui tra 7 giorni sulla nostra emittente radiofonica, stessa ora, stessa onda, stesse alchimie. Vi lascio tra le braccia e alla grande competenza dei miei colleghi della nostra emittente radiofonica. Ciao ragazzi, buona continuazione di programmazione e di giornata, sempre e solo in nostra compagnia.